Oggi voglio mostrarvi come preparo il mio fegato essiccato. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se è la prima volta che passate da queste parti, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Nel video di oggi voglio mostrarvi il mio metodo semplicissimo per preparare il fegato essiccato o la carne essiccata. Il fegato essiccato e la carne essiccata sono davvero molto comodi come snack o come pranzo veloce in ufficio. Ve li consiglio in abbinamento con del burro freddo, davvero una delizia. Mi ringrazierete per questo consiglio. Prima di lasciarvi alle immagini della preparazione, piccola parentesi, perché è importante il fegato nella dieta carnivora e in tutte le tipologie di alimentazione? Il fegato è una fonte eccellente di vitamine del gruppo B, in particolare della vitamina B12, che è essenziale per la formazione dei globuli rossi e per il funzionamento del nostro sistema nervoso. Il fegato è anche una delle poche fonti di vitamina B9, acido folico, che è importantissimo per la formazione del sangue e per la prevenzione delle malattie cardiache. Nel fegato troviamo tanti minerali, tra cui il ferro, il rame e il cobalto. È anche una buona fonte di zinco, utile per migliorare il nostro sistema immunitario e per la guarigione delle ferite. Il fegato contiene anche una buona quantità di acidi grassi essenziali, come gli omega 3. Tra le vitamine presenti nel fegato troviamo la vitamina A, che è importantissima per la salute dei nostri occhi, la vitamina D e la vitamina E. In ultimo, ma non per importanza, il fegato è ricco di proteine facilmente digeribili e che vengono subito assorbite dal nostro corpo. Terminata questa parentesi, io vi lascio alle immagini della preparazione del mio fegato essiccato e noi ci vediamo al termine del video. Ok, iniziamo a preparare il nostro fegato essiccato ricavando delle striscioline con un coltello ben affilato. Più le strisce saranno fine, maggiore sarà la croccantezza. Con questo metodo potete acquistare il fegato in grande quantità e conservarlo a lungo. Una volta essiccato, personalmente lo metto in una scatola ermetica e lo lascio in frigo per circa 2 settimane, sempre che non riusciate a farlo fuori tutto prima del tempo. Una volta preparate le strisce, aggiungo del sale grosso. Io uso quello rosa dell'Himalaya, ma voi potete usare anche un altro tipo di sale, purché non sia trattato. A questo punto siamo pronti per mettere tutto a riposare nell'essiccatore. Io ne uso uno abbastanza basico e intuitivo, che potete trovare anche su Amazon e che qualità-prezzo mi dà davvero degli ottimi risultati. In commercio ne esistono diversi, ma se siete all'inizio e volete sperimentare, secondo me anche un essiccatore base può darvi grandi soddisfazioni. Ricevo molti messaggi di persone che non amano il fegato e che non riescono proprio a mangiarlo. Cari carnivori, se state guardando questo video, questa ricetta è per voi. Provate a mangiare il fegato essiccato con un po' di burro grass-fed freddo. Vi stupirete! Una volta messe tutte le strisce di fegato nell'essiccatore, imposto a 60 gradi e lascio riposare per 24 ore.
Dopo 24 ore ecco il risultato, pronto da conservare o da mangiare. Spero davvero di avervi incuriosito con la preparazione del mio fegato essiccato e di avervi dato qualche idea per i vostri snack carnivori. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un mi piace. Io vi auguro una giornata bestiale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!